sarà fatto il sorteggio il giorno 5, quando saranno presenti tutte le squadre al villaggio, saranno composti i gironi con tre gironi da quattro squadre e le partite si disputeranno sui campi dal giorno 5 al giorno 7, che saranno le fasi di qualificazione. Poi il giorno 8, sabato giorno 8 si faranno le semifinali e il giorno 9 mattina si farà la finale per assegnare il titolo di campione d'Italia. Lo spirito è sempre quello goliardico, perché ormai siamo tutti di una certa età e quindi è quello di divertirci e confrontarci con tutti gli architetti degli altri ordini, quindi lo spirito è questo, di divertirci e soprattutto confrontarci. Anzi, quest'anno faremo un evento dedicato proprio all'architettura sul master plan di Torrelle Sud, che va da Ponte Cagnano ad Agropoli, e sarà fatto proprio un convegno in cui ci confronteremo con i colleghi degli altri ordini e porteranno pure delle proposte che hanno elaborato loro durante la loro professione. Ci confronteremo appunto sull'architettura, quindi non è solo finalizzata allo sport, ma cerchiamo di abbinare anche la nostra professione. Lo sport è il collante tra tutti noi, ma la tematica della connessione è proprio quella sulla quale ci concentreremo anche in ambito architettonico. Sarà invitato in un convegno l'architetto Raffaele Gerometta delle Mate Engineering, che ha redatto il master plan sulla riqualificazione del litorale sud di Salerno, attraverso il quale si racconterà tutto il sistema di stratificazione e l'approccio critico alla pianificazione.